chiamo Davide Brasiello, ho 27 anni e da circa un annetto, anzi precisamente un anno, che faccio parte del progetto La bellezza necessaria a Caivano nel Parco Verde. Al piano terra della società. Ascoltiamo le voci dei volontari, le donne e gli uomini che hanno scelto di stare dalla parte degli altri. Un programma di Andrea Piersanti, regia di Fabrizio Rocchi. Il progetto La bellezza necessaria è sostenuto in maniera magnifica da Fondazione Con Istituto di Carlo Borgomeo e promosso e idealizzato dalla WISP Campania. In particolar modo io mi occupo di un ruolo molto importante che ritengo essere molto valoroso, ovvero quello di educatore lì nel Parco Verde. Facciamo dopo scuola i laboratori con i bambini, con i ragazzi lì residenti. Raccontaci intanto che luogo è Caivano. Direi che è una zona a rischio per la maggior parte, al 90%, perché c'è molta dispersione scolastica. I ragazzi sono molto influenzati dalle strade più sinistre. Quali sono i rischi più gravi che corrono, a parte ovviamente quello gravissimo della dispersione scolastica, che corrono i ragazzi che vivono a Caivano? C'è il rischio ovviamente sempre presente, soprattutto lì nel Parco Verde, che i ragazzi vengano influenzati dalla malavita, no? Loro vedono quotidianamente esempi sbagliati dinanzi ai loro occhi e magari rischiano anche di farsi influenzare, in quanto vedono nella malavita, diciamo, la strada più facile per riuscire, ecco, nella vita. Ma in realtà noi stiamo cercando di dare proprio un esempio per salvare questi ragazzi dalla dispersione scolastica in primis, ma anche da tutte le forme maldestre che possano influenzare questi ragazzi, ecco. Sicuramente farei un cenno per Bruno Mazza, ecco, che è il responsabile dell'associazione lì dove io svolgo attività. Un'infanzia da vivere si chiama l'associazione, che è sita proprio all'interno del Parco Verde a Caivano. Bruno è un ragazzo che ne ha passate una e 100.000, però negli ultimi anni ha dato, diciamo, una sterzata al suo destino, ha preso in mano questa associazione, adesso si dà da fare, cercando di dare del suo meglio. Ecco, per lui è quasi una missione, anzi è una missione di vita, riprendere e tirare per i capelli, no? I ragazzi più piccoli dalla strada della malavita e della criminalità organizzata. Qual è la domanda più imbarazzante che ti è stata rivolta dai ragazzi di cui tu ti occupi? La prima domanda che ti fanno è questa. Dicono: guarda, tu stai qui per lavorare, sappiamo che tu avrai un compenso per stare qui, per questo noi non ti veniamo appresso, so che tu ci abbandonerai. E questa è la cosa che un pochettino ti fa rimanere un pochettino più sconvolto. Per questo cerchiamo anche, diciamo, è una cosa che ti coinvolge tanto, che mi sta spingendo anche a fare proprio volontariato lì. Fin quando riesco a stare, cerco di stare anche più ore, di dare loro più tempo, ecco. Qual è il sogno più grande che hai per questi ragazzi? Beh, magari beccarli fra qualche anno e farmi raccontare la loro storia, magari sentirli felici che hanno preso, imboccato una strada verde, ecco, e che sono fieri del loro vivere. Io chiamerei alla partecipazione, ecco, al volontariato sempre più persone. Spero in molti sentiranno il mio contributo e se la sentono di venire a darci una mano, noi li accoglieremo a braccia aperte, perché ne abbiamo veramente bisogno, ecco. Al piano terra della società. Un programma di Andrea Piersanti, regia di Fabrizio Rocchi.